Buongiorno a Buongiorno a tutti. tutti, benvenuti al secondo webinar Shaman Air. Il titolo di oggi è Responsabilità sanitaria in tempo di Covid. Mi presento, sono Alessandra Grillo, Direttore Operations di Shaman Italia e oggi siamo in compagnia di Tiziana Frittelli, Presidente di Federsanità ANCI e dell'Avvocato Maurizio Zan, Managing Partner dello studio Taurini Zan, che ringrazio per la disponibilità. Chiedo a tutti, prima di iniziare, la gentilezza di voler lasciare le domande, eventuali domande alla fine e di scriverle nella chat. Provvederò poi io a leggerle alla fine e ai nostri relatori di rispondere. Ma certo. Il sistema sanitario ha reagito alla pandemia divergendo la maggior parte delle Beh, no, ma non si sa. sanitarie. Posso chiedere di mettere il muto a tutti? Grazie. Dicevamo, il sistema sanitario ha reagito alla pandemia divergendo la maggior parte delle sue risorse, per affrontare l'emergenza. In questa situazione eccezionale, sale operatorie sono rimaste chiuse o attive con organici estremamente ridotti. Scelte molto difficili sono state fatte agli ingressi dei nosocomi. E molte persone verosimilmente hanno contratto il virus in un ambiente ospedaliero, sia prima che dopo la chiusura delle attività elettive. Tutto ciò è avvenuto in una situazione che era radicalmente diversa rispetto alla normalità, infatti molti hanno paragonato questo periodo ad un vero e proprio periodo di guerra. Ma mentre le condizioni sul terreno mutavano velocemente, possiamo quasi dire di ora in ora, le normative, le leggi, le linee guida, i regolamenti non hanno avuto la stessa rapidità di evoluzione. Infatti, ancora oggi è in discussione il tema di una modifica normativa circa la responsabilità civile e sanitaria durante l'emergenza. Pertanto, a oggi, le questioni di responsabilità di quell'epoca saranno valutate sulla scorta normativa che non contemplava e che non poteva contemplare una pandemia di portata della quale, come quella che abbiamo vissuto. Non lo so, però Per l'intero orizzonte sanitario davanti a diversi interrogativi. Cosa succederà? Cosa fare davanti al potenzialmente altissimo e imprevedibile numero di richieste da anni legate al periodo Covid? Ma iniziamo dal principio. vuoi il caffè, insomma? Avvocato Azzanzi, come si adattava l'orizzonte normativo a inquadrare lo scenario agli albori della pandemia? Quali sono gli strumenti che il nostro quadro normativo dispone per fronteggiare una situazione straordinaria come quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo? Mi sentite? Sì. Mi sentite tutti? Sì. Bene, intanto saluto tutti e vi ringrazio per l'invito. Ciò che la dottoressa Grillo ha detto è estremamente attuale ed è effettivamente il centro di molti dibattiti che Adesso. stiamo Adesso. assistendo. Sento dei rumori di fondo, Non possiamo tenere chiusi i so microfoni. perché c'era. Aspetta. Se no è difficile parlare. Quello che mi chiede la dottoressa Grillo è di fatto quali sono gli strumenti, al di là di questa evocata possibilità di intervenire con norme che abbiano una funzione almeno deflattiva dei potenziali contenziosi. È chiaro che raccontiamo spesso in vari nostri incontri che all'inizio della pandemia, quando c'era un tema da tutti sentito in maniera molto forte, speriamo che non ritorni questo stesso sentore di protezione delle nostre vite, era il momento degli applausi, era il momento della solidarietà, era il momento del massimo riconoscimento della straordinaria forza solidale che un corpo di fuoco, quale i medici, ma il sistema sanitario in generale, stanno organizzando per Ah, salvare il ok, maggior possibile. grande, grazie mille. Difficile così. Quindi in quel momento non si pensava alle responsabilità, si pensava di essere dei corpi solidali per superare il problema. E dopodiché, col tempo, man mano che forse un po', da un lato le paure sono diminuite, dall'altro i danni si sono cominciati a vedere, le conseguenze
catastrofiche, speriamo che non siano troppo catastrofali, ma tutti ne parliamo in termini di recessione economica, di crisi. Quando c'è crisi economica si cercano degli strumenti per in qualche modo surrogare queste difficoltà e quindi la responsabilità è uno degli strumenti di allocazione di costi, di rischi, di danari e via discorrendo. E quindi la tentazione è che si cerchino delle responsabilità per trovare dei sostegni in luogo della solidarietà, in luogo degli applausi e del balcone, è un rischio molto concreto, di cui tutti noi temiamo perché mai come in questo momento, mai alla luce di quel che è successo, dovremmo rinforzare il sistema sanitario e non indebolirlo, rinforzare l'alleanza terapeutica con coloro i quali si sono messi in gioco e non metterla in crisi. In tutto questo quindi mi chiede Alessandra, quali siano gli strumenti in assenza di una norma per lungo tempo si è all'inizio della pandemia, verso marzo, anche con Tiziana, avevamo in qualche modo ci eravamo resi soprattutto promotori di alcune iniziative per cercare di trovare una norma che fosse, se si vuole, una norma di rifinitura, di miglior profilatura di quelle che sono le nostre disposizioni in materia di responsabilità, soprattutto professionale, ma anche della struttura sanitaria, che si fonda su un concetto di colpa e di colpa grave, che tenga in considerazione quelle che sono le problematiche emergenziali del tutto nuove e del tutto imprevedibili al momento del Covid, e quindi una norma che intanto valesse a identificare in maniera un po' migliore di quanto la giurisprudenza ha fatto cosa debba intendersi per colpa grave, cosa debba intendersi per colpa grave in tempi di emergenza, e che avesse anche un significato molto forte per dire in un momento di difficoltà evitiamo le liti. Questa norma, per vari motivi che magari Tiziana meglio di me saprà raccontare, alla fine non è approdata per degli strani contrasti interni, invece di unire in qualche modo ha diviso il mondo delle strutture rispetto al mondo dei medici, e oggi ci troviamo quindi senza coperture normative particolari, ma esistono delle coperture, che è questo il tema che mi ha sottoposto Alessandra, che se vogliamo esistono nel nostro diritto civile ed esistevano già nel momento in cui la pandemia è esplosa. Allora, qual è il grosso argomento? Che intanto la legge Gelli, che tutti noi ben conosciamo, qualcosa ha detto di molto, molto importante, e la legge Gelli ha detto che la responsabilità sanitaria, sia essa del medico, sia essa della struttura, non è, come qualcuno un po' troppo facilmente ha detto, come la giurisprudenza ha un po' troppo facilmente indotto a pensare negli ultimi anni, una responsabilità oggettiva, una responsabilità di posizione rispetto a attività pericolose. Quando si fanno delle attività pericolose, qualcuno dice input et tibi, come dire il famoso brocardo latino ubi commoda ibi incommoda. Vuoi fare un'attività pericolosa, ci guadagni, beh allora ti vivi tutti i rischi, e quindi quel che succede, succede, pagherai le conseguenze. Beh, noi siamo di fronte a un'attività che sì, è endemicamente pericolosa, nel senso che purtroppo davanti a un'attività di cura sovente c'è il rischio di insuccesso, ma è un'attività che è totalmente altruistica. Ed è un'attività che impone un atteggiamento solidaristico e non un atteggiamento di rappresaglia o responsabilizzante. Quindi il concetto della responsabilità oggettiva non può albergare nell'attività di cura, non può albergare nell'attività sanitaria. La legge Gelli riporta in equilibrio, cerca di riportare in equilibrio, cerca di riportare verso un punto di normale interlocuzione quella che è la responsabilità di coloro i quali si occupano della sacra professione di cura, sia a livello di prestazione con il medico, sia di organizzazione di quell'attività. E quindi il concetto di fondo che noi vediamo nella legge Gelli, espresso fondamentalmente dall'articolo 1, quanto alla responsabilità delle strutture e di tutto il personale e tutti coloro che si occupano dell'attività sanitaria, intesa come responsabilità nel mettere in assetto un sistema di sicurezza delle cure, ottimizzando quelle che sono le risorse disponibili. E poi un principio di uguale responsabilizzazione qualitativa rispetto a parametri di dirigenza, rispetto a regole guida, linee guida da parte dei singoli operatori della sanità, che devono rapportarsi, ai sensi dell'articolo 5, alle linee guida e quindi sostanzialmente a delle regole di condotta alle quali ancorare un comportamento che necessariamente deve porsi in termini di colpa e non quindi di responsabilità. Quindi il sistema della legge Gelli, per sintetizzare, si fonda su linee guida che valgono tanto per i medici, tanto per le strutture, articolo 1, articolo 3, articolo 5.
Quindi occorre una regola di condotta che si intenda violata, ma questo è un principio sacro della responsabilità. Ripeto, al di fuori dei casi in cui qualcuno faccia un'attività pericolosa per suo comodo, e quindi lì non importa che tu sia dirigente, rispondi per il solo fatto di fare questa attività, questo principio di responsabilità oggettiva non può essere calato nel mondo della sanità, dove fai un'attività altruistica. Quindi il Covid cosa ha detto? Cosa ha raccontato? Ha raccontato che il Covid, di cui oggi ancora, pur essendoci state sicuramente delle esperienze e qualche regola comportamentale migliore che all'inizio ha, se vogliamo, fatto maturare, il Covid è una brutta bestia, cioè, passatemi il termine, che ha anticipato sempre i tempi di gioco, non ha consentito di formare nessun tipo di linea guida. Non esistono linee guida, cominciano ad essercene ora per il Covid, ma non c'erano linee guida, anzi, come spesso dice Tiziana, alcune indicazioni del giorno 1 erano smentite il giorno dopo, e quindi erano tutte delle indicazioni cangianti che dimostravano la loro assoluta friabilità. E tra l'indicazione del giorno 1 e quella del giorno 2 e del giorno 5, qualcosa può essere successo. E quindi era molto difficile ancorare un'attività a quella che è una linea guida che di fatto non c'era. Quindi il mondo della legge Gelli in questo momento difetta di quello che è il presupposto sul Covid, cioè ora forse abbiamo, ripeto, col tempo, siamo a luglio, qua siamo a luglio, sì, il tempo ormai con questo lockdown si capisce bene, siamo a luglio, il tempo di luglio non è il tempo di febbraio, di marzo, di aprile, ovviamente ci sono delle diverse esperienze, ma di fronte a questo tipo di principio, ebbene, allora in mancanza di linee guida bisogna rifarsi a quelli che sono i principi generali, che sono dei principi che io racconto spesso quanto ai medici. Come ci sia una sentenza dal 24-528-2014 resa in tema di responsabilità penale, che molto correttamente riporta in emersione una norma fondamentale del nostro codice civile, che è la norma che regola e che regola l'impegno professionale, dicendo che l'impegno professionale che noi dobbiamo sostenere, soprattutto dobbiamo sostenere l'impegno medico, che è quello che ci cura, e quindi dobbiamo essere con e non contro. Questo è il tema fondamentale. Ebbene, quando il medico deve fare la cosa più importante, cioè prendere il caso in carico, il caso più grave, quello più difficile, quello in cui c'è maggior rischio, quindi quando c'è un caso difficile, lui risponde meno. Non è che risponde di più, risponde di meno perché quel caso è difficile, quindi lui risponderà solo quando c'è colpa grave, concetto famoso che noi si sperava di poter in qualche modo relativizzare ancorandolo a quello che è la fase emergenziale. Bene, questa sentenza che vi ho citato vi dice che quando c'è emergenza e quando non si sa bene che pesci pigliare, ebbene, nell'emergenza anche ciò che sembra facile, che normalmente è facile, diventa difficile. L'elenco delle priorità è scompaginato, le regole organizzative cambiano, soprattutto quando hai un mostro come il coronavirus di cui non sapevi neanche che tipo di reazione fosse corretta nel cercare di fronteggiare. Quindi, in questo caso, la norma che va. Ecco perché sono relativamente tranquillo dal punto di vista della responsabilità per quel che attiene i singoli operatori, perché i singoli operatori non avevano linee guida, si riemerge, riemerge l'articolo 2136, quale responsabilità per colpa grave in assenza di indicazioni che potessero essere effettivamente seguite. A tutto questo lo cagliamo in un contesto mediatico che difficilmente arriverà al punto di negare le proposizioni di partenza e quindi accusare chi prima è stato applaudito, anche se vedremo questo, perché esistono già molte organizzazioni che vogliono iniziare le campagne risarcitorie contro gli operatori della sanità, però uno strumento difensivo in qualche modo starà poi nel 2036. Qual è il rischio invece, che però molto forte, da cui oggi dobbiamo ben guardarci? È che quando ben abbiamo immaginato che ci sia una forte difesa nei confronti degli operatori della sanità per questi principi, al di là del fatto che le cause, anche se le vinci tutte, sono un costo inaccettabile per il sistema sanitario, anche se troviamo tutti i presidi migliori e ci troviamo 20.000 cause che vinciamo tutte, abbiamo sostenuto costi umani ed economici insostenibili, inaccettabili, soprattutto in questo momento. Quindi ecco perché era questo un po' il senso di una norma che facesse un po' da monito per dire non agire, perché se agisci frantumi una regola di sostenibilità della quale poi dovrai pentirti. Quindi era un tema di arginamento di iniziative giudiziarie che sul fronte dell'operatore sanitario mi pare siano fronteggiabili comunque abbastanza agevolmente con le
classici strumenti del 1936. Quando parliamo invece di struttura, perché poi la tentazione è molto forte di dire, e beh, d'accordo, il medico è colui che poi magari addirittura è colui che si infetta, è colui il quale magari i cui eredi si troveranno a confrontarsi con l'azione risarcitoria degli eredi della vittima. Quindi immaginatevi che scenari paradossali noi potremmo vedere. Però nel momento in cui diciamo che la categoria degli operatori sanitari può trovare una difesa relativamente agevole, la forte tentazione è quella di spostare tutto su coloro i quali ragionano in termini para-aziendali, cioè le strutture sanitarie, che dovrebbero, secondo alcuni, rispondere, siccome già rispondono contrattualmente, mentre il medico risponde extracontrattualmente, rispondere quasi oggettivamente. Attenzione, ci sono anche delle sentenze recenti che parlano di responsabilità oggettiva della struttura, non è vero. Vediamo da chi vuole spingere queste cose nei vari siti. Affermata la responsabilità oggettiva della struttura, grandissima balla, è una massima che viene mal interpretata. La struttura risponde del fatto del suo ausiliario perché operando attraverso l'ausiliario risponde di quel fatto e quindi risponde in qualche modo oggettivamente come se fosse essa stessa l'ausiliario. Non puoi scindere i due piani, struttura e ausiliario, perché la struttura opera attraverso i suoi ausiliari, siano essi caricapicali che siano essi gli interpreti di prossimità. Detto questo, la struttura si pone lo stesso identico problema, evidentemente, qui finisco. La struttura si pone in un termine di responsabilità che non può che essere misurata ancora una volta attraverso, non come matroiatra, ma attraverso quello che è il concetto elaborato di contratto di ospedalità, che ha molte implicazioni, ma attraverso il link della legge Gelli, l'articolo 1 e l'articolo 3, ancora una volta le linee guida. Queste linee guida che oggi non esistono, che progressivamente si sono formate e che oltretutto il tema delle risorse disponibili non è soltanto la legge Gelli, ma già la legge 208 del 2015 parlava della realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario che rappresenta un interesse primario del sistema sanitario nazionale perché consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili. E garantisce la tutela del paziente. Risorse disponibili, Tiziana ci dirà perfettamente quali fossero le risorse disponibili e quali fossero i terribili problemi incontrati nel dover riorganizzare un qualcosa che è stato totalmente scompaginato dall'emergenza. E dico che esiste, qui chiudo, un riferimento però importante che può essere considerato per poter rimandare al mittente coloro i quali vorrebbero che le strutture siano assumessero l'obbligo risarcitorio in forza di una malintesa responsabilità di posizione, che veramente è il contrario della solidarietà, ma è una responsabilità oggettiva estratta dal cilindro per far pagare qualcosa a qualcuno. Questo non è evidentemente la via. Si è visto un percorso analogo, parlando delle responsabilità datoriali in generale, cioè dei datori di lavoro rispetto ai dipendenti che si possono essere infettati all'interno della struttura e già andare a dimostrare, qui siamo lontani dalle classiche infezioni nosocomiali, vediamo qualche caso o tanti casi che però sono isolati nella struttura e fuori il mondo non ha questo caso. Qui abbiamo dei casi pandemici che stanno nel mondo e che vengono importati nella struttura, non si sa bene come e da chi, non vengono magari sufficientemente arginati, ma non è la classica tipologia dell'infezione nosocomiale. Il tema della responsabilità datoriale, quando poi INAIL si prende in carico il caso delle infezioni lavoristiche, trattandolo come un infortunio e quindi con una istanza chiaramente protettiva e sociale, INAIL lo tratta appunto il Covid come infortunio, ma esiste una norma, quella legge 5 giugno 2020, numero 40, che dice che i datori di lavoro non è che rispondono come una volta si pensava, cioè tutto ciò che succede all'interno della struttura organizzativa del datore di lavoro, siccome lui utilizza i dipendenti e tutto quello che succede al suo interno, lui dovrà pagarne le conseguenze. No, no, si dice ben altra cosa. Nell'articolo 29 bis della legge 5 giugno 2020 dice che i datori di lavoro devono dimostrare di aver seguito una linea guida. E guarda caso questa roba
esce nel giugno 2020, cioè a distanza di mesi, quando cominciano a formarsi le idee di qualche protocollo molto empirico: misuro la febbre, metto il disinfettante, cioè creo delle separazioni, il metro di distanza, cose molto empiriche, e si dice bene, i datori di lavoro non rispondono sempre comunque. E non rispondono se dimostrano, articolo 29 bis, di aver adempiuto all'obbligo applicando le prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, anche le strutture sanitarie ovviamente, sottoscritto il 24 aprile tra il governo e le parti sociali. Cioè, qui comincia a esserci un'ombra di linea guida. Fatto quello, responsabilità non c'è, cambia il mondo. Non fatto questo, se io violo queste regole, non è detto che io risponda, perché comunque la causalità deve essere provata e quindi gli strumenti ci sono. Chiaro che sarebbe meglio, quindi questo è già un primo esperimento di norma che inconsapevolmente forse arriva a capire che la responsabilità non è lo strumento giusto. Bisognerebbe fare qualche passo in più. Scusate, mi sono dilungato, ma il tema è importante. E sono convinto che Tiziana l'affronterà molto meglio di me. A te, Alessandra. Grazie mille, Avvocato. Questo è il quadro normativo. Chiediamo adesso invece alla Presidente Fritelli di dirci cosa succedeva nel concreto nelle corsie degli ospedali. Sul fronte sanitario, la comunità scientifica come si è andata adattando all'emergenza? Come si sono evolute le buone pratiche, i protocolli e le linee guida durante questa emergenza? Prego, Presidente. Non ti sentiamo. Credo che il Presidente ha qualche problema di connessione. Intanto magari mentre il Presidente cerca di, riusciamo, cerchiamo di risolvere questo problema, volevo chiedere innanzitutto all'Avvocato Azzan, ha giustamente fatto riferimento a quello che nel suo discorso precedente, quello che era un po' il problema dei contrastanti diritti e di contrastanti posizioni tra i medici, le strutture e anche i pazienti. La domanda che le volevo porre, avvocato, è agevolando, andando a fare una normativa che può in qualche modo sostenere la sostenibilità, pardon il gioco di parole, delle aziende e delle strutture, non si mettono però in secondo piano quelli che sono comunque dei diritti fondamentali dei pazienti, dei medici che hanno contratto il virus durante questa pandemia? Sì, è il grande tema. Cioè, tu tocchi l'argomento sensibile che naturalmente è spinto con forza, secondo dimozioni ideali diverse, da chi ritiene che di fronte a delle possibili responsabilità, e c'è chi ritiene che le responsabilità siano in qualche modo connesse all'evoluzione della vicenda, perché è facile dire che si poteva intervenire prima. Si poteva prevedere, si poteva arginare, forse non si poteva evitare, perché mi viene da dire che è difficile pensare che si potesse evitare, però si poteva contenere, si potevano fare cose migliori e quindi nella misura in cui si possono fare cose migliori si rintracciano delle responsabilità e siccome siamo di fronte a delle situazioni di grave difficoltà generale dell'economia e poi abbiamo delle gravi difficoltà di chi comunque ha subito decessi o comunque è stato vittima di Covid. Ci sono delle situazioni che sono state di gravissima, anche umana, difficoltà, soprattutto nella gestione del territorio, evidentemente, perché in molti casi non sono stati presi in carico. Ne ho testimonianza prima, anche
persone che conosco che hanno vissuto delle vicende veramente drammatiche e tragiche. Quindi capisco che è facile dire che qualcuno ha avuto dei danni assoluti e che è bene che siano tutelati, però il tema fondamentale torna a essere sempre uno. Bisogna far prevalere il sistema della responsabilità o fare prevalere il sistema della solidarietà. Ora, io vorrei ragionare prima ancora delle norme specifiche sul concetto di responsabilità civile. Quando qualcuno risponde, cioè, questo lo dico a tutti, facciamo che non parliamo in termini troppo tecnici e troppo giuridicamente impegnati, parliamo con chi ragiona con il buon senso. Per rispondere di qualcosa occorre che vi siano delle regole di condotta che qualcuno viola. Cioè, quindi io se rispondo di qualcosa è perché sarei chiamato ad un comportamento rispetto al quale tengo una condotta omissiva o una condotta commissiva contraria. Devo fare certe cose, ne faccio altre. E a quel punto è chiaro che scatta la mia responsabilità, salvo, ripeto, ci si trova in situazioni in cui io rispondo oggettivamente per il solo fatto che mi giovo di determinate attività e quindi sono attività che pericolose, che potrei anche non fare, come dire, beh, se vuoi fare un qualcosa che porta dei pericoli nella collettività, a questo punto ne pagherai le A me non mi conseguenze, dà bene. colpa o senza colpa. Detto questo, dire che vi sia una responsabilità civile, quindi io sto violando i diritti di qualcuno vengono violati se non riconosco loro un diritto al risarcimento di fronte a delle responsabilità che conducono terzi a dover risarcire quel danno. Quindi qui si pone il problema. Io sto violando il diritto di questi signori ad essere i danneggiati, sacro diritto dei danneggiati ad essere risarcito. Se c'è una responsabilità, ora è chiaro che se anche in tempo di Covid qualcuno ha sbagliato qualcosa. Attenzione, tentativi di scrivere delle norme non erano dei tentativi di liberarsi a buon mercato da responsabilità effettive, perché anche in tempo di Covid sicuramente degli errori sono stati commessi, anche degli errori individuali, anche molto gravi. Quindi ci possono essere sicuramente delle responsabilità specifiche per colpe gravi che non sono minimamente emendabili, questo sia chiaro. Ma rispetto invece al fenomeno generale, si poteva fare di più, si poteva fare meglio, c'erano dei piani pandemici anche per già dal 2006, cose che si sentono dire, no? Tutto questo però si scontra con una realtà, con un dato empirico. Cioè noi eravamo in Italia e in Italia siamo stati visti come gli untori, come i disperati che non erano capaci di arginare il sistema, di arginare il problema, Stai qui. che pur proveniva dalla Cina e quindi era un fenomeno che non è nato qui e che noi in qualche modo sapevamo che sarebbe potuto arrivare, eppure ci ha preso di sorpresa in Lombardia in maniera folle perché chissà per quale dannato motivo è esploso di più che in altre parti un po' meno. Comunque sembrava che effettivamente dice, ma proprio gli italiani proprio è un popolo di persone che non ha capacità di reazione, perché nel mondo questo non succede. Tanto ero in Germania in quel periodo, dicevo gli italiani, non so come si dice in tedesco. Invece poi, nonostante l'esperienza italiana, tutto il mondo, vediamo, sta subendo gli stessi effetti nefasti senza riuscire ad arginare, il che vuol dire che quale regola di condotta? Se nessuno riesce a porre delle regole di condotta tale da arginare il fenomeno, è difficile individuare il principio fondante della responsabilità civile. E quindi torno al tuo tema, al di là che il legislatore è sovrano nel scegliere nei sistemi obbligatoriamente assicurati, dove si dice è vero che bisogna risarcire il danno, ma è anche vero che bisogna sostenere chi fa un'attività sacra di cura. Quindi c'è un tema di equilibrio, no? Ma qui il tema prima ancora dell'equilibrio tra quanto risarcimento e che risarcimento e quale responsabilità, qui il tema è se c'è responsabilità. Io non sono convinto che ci sia a livello generale una responsabilità o non ci fosse, forse è meglio dire questo. Non ci fosse agli albori della pandemia una responsabilità civile così facilmente decifrabile, così facilmente individuabile, e se manca l'idea di una norma, di una regola di comportamento, ecco perché torno al tema delle linee guida, torno alla regola della diligenza. La diligenza è un concetto che si riferisce ad una regola di comportamento attesa. Se nessuno l'ha presidiata, questa regola, nel mondo è riuscito a farlo, questa regola di comportamento, per quanto oggi, magari ex post ricavabile, non era attesa prima.
Questo è il punto. E quindi ti rispondo infine, quindi dicendoti che se è difficile individuare la responsabilità, non significa lasciare a terra questi signori, che i danneggiati, significa trovare delle altre forme per poter sollevare. Oggi il mondo della solidarietà, anche a livello eurounitario, comunitario, al di là dei temi dei fondi e quant'altro, porterà a delle risorse. Quindi un sistema no fault, ma non no fault con responsabilità oggettiva, no fault sul sistema di solidarietà, con un sistema di fondi che possa essere però ben calibrato ex post, andando a vedere quanti sono e quali sono i soggetti che hanno titolo. Perché di istanze speculative ne vedremo un'infinità. Sto seguendo alcune RSA dove parenti che non hanno mai seguito i loro cari congiunti improvvisamente spuntano come funghi dicendo che quello era il rapporto affettivo più importante della vita. E quindi estrema cautela nell'andare a dire chi stiamo pretermettendo, se stiamo pretermettendo, in un sistema di responsabilità che deve tener conto del fatto che le responsabilità non sono astratte, ma sono terribilmente concrete e l'emergenza le concretizza in un modo tale forse da escluderle. Grazie mille. Presidente Fritelli, le domanda che avevo posto prima. Sul fronte sanitario, cosa è successo effettivamente nelle corsie? Le buone pratiche, i protocolli e le linee guida, come si sono adattati all'adattarsi al proseguo della pandemia, alle volte della pandemia? Ma ora mi sentite? Spero di sì, perfetto. Perfetto. Ma io credo che, come al solito, l'avvocato Azzan, nella sua lucidità, ha dato un quadro molto concreto. Io ricordo con una grandissima emozione questo periodo che è stato, come dire, un continuo evolversi di revisione dei vari processi interni all'azienda e di una ricordo una grande corsa all'acquisizione di risorse che sicuramente non erano presenti tutte per poter far fronte alla situazione pandemica. Innanzitutto la situazione pandemica è scoppiata davvero all'improvviso, o meglio, tra il primo momento, il momento zero, io ricordo anche quella all'interno della mia azienda, sino all'esplosione, sono intercorsi pochissimi giorni nel corso dei quali abbiamo avuto a malapena il tempo di attivare unità di crisi interne e di organizzarci anche a livello di sistemi regionali. Le difficoltà sono state incredibili, poiché comunque io non sono tra quelli che credono che i piani per le grandi emergenze che un po' tutte le aziende o comunque moltissime aziende avevano sarebbero state comunque in grado di far fronte ad una situazione di questo genere. Innanzitutto, noi prima l'avvocato Azzan ha evocato la problematica dell'infection control. Già su quella, voglio dire, l'intero sistema del Servizio Sanitario Nazionale era in affanno anche alla ricerca di soluzioni per poter raccogliere tutte le informazioni necessarie anche ad una adeguata programmazione. Vi voglio dare un dato per tutti, anche per capire in che situazione ci siamo mossi. Io all'interno della mia azienda ho una prestigiosa unità di malattie infettive, quindi avevamo intrapreso già molto prima del lockdown un processo di infection control. Soltanto stamani ho potuto fare una riunione con una società alla quale avevamo mandato di elaborare un sistema informatizzato per la raccolta di una serie di informazioni che da una parte fosse un ausilio per noi rispetto ad un sistema di controllo strutturato, dall'altro per l'appunto ci consentisse di programmare azioni correttive perché ad oggi sul mercato non avevo trovato un prodotto simile. Questo per dirvi che se eravamo in questa situazione su processi di infection control, figuratevi in una situazione come quella che abbiamo affrontato. L'altra questione sulla quale dobbiamo, come dire, portare l'attenzione è che in realtà le risorse, noi abbiamo potuto mettere mano in questo sistema ad una ottima, direi, gestione sanitaria perché abbiamo potuto permetterci un'immissione di risorse mai avvenute prima. Un'immissione di risorse strumentali, di dispositivi di protezione individuale, di risorse umane, molto velocemente
sicuramente si sono create altri moduli organizzativi anche per fare fronte a quelle che erano le carenze storiche italiane, che era la presenza sul territorio. Per esempio è stato creato questo modulo delle USCA, dell'unità speciale di continuità assistenziali, che molte regioni hanno attivato. Da ultimo normativamente è stata anche definita, ma senza stabilirne i contenuti, la figura dell'infermiere di comunità. Io stessa in pochissimi giorni mi sono trovata ad assumere 40 unità di personale, perché poi ho dovuto trasformare tutto il mio plesso ospedaliere in ospedale Covid, attivare all'improvviso 160 posti letto destinati a questo, il che vuol dire anche un lavoro di squadra pazzesco per quel che riguarda i lavori all'impiantistica, per poter sostenere un'impiantistica che fosse in grado di monitorare i posti e di offrire una assistenza intensiva e semi-intensiva. Abbiamo dovuto deviare le reti, insomma, senza una fortissima cabina di regia regionale, nessuna azienda da sola sarebbe stato in grado di fare fronte. Tutto questo in un quadro di grandissima mutevolezza. Io ricordo che il primo caso che è avvenuto all'interno della mia azienda, ancora vigeva il principio della ricerca del link epidemiologico, tanto che un paziente che arrivò qui al pronto soccorso in realtà non era stato individuato come paziente Covid, perché in realtà non aveva denunciato nessun tipo di link epidemiologico, che con ogni probabilità, parliamo di febbraio, era già saltato. Ed inoltre c'era ancora il principio, per cercare di avere contezza della situazione, dell'accentramento dell'analisi dei test molecolari presso un unico laboratorio che poi si interfacciasse con l'Istituto Superiore di Sanità. E questo in una regione dove il Lazio, dove io sono stata orgogliosissima di poter lavorare, che sicuramente ha avuto una strettissima cabina di regia regionale, una potente e anche molto efficace tecnostruttura regionale, dove le cose hanno funzionato bene, soprattutto sotto il profilo dell'integrazione tra strutture pubbliche e strutture private accreditate. Allora, ci siamo mossi senza linee guida. Paradigmatico è il fatto che a Genas, ne abbiamo parlato a lungo anche con Maurizio, a Genas, in assenza di linee guida, quasi per vicariare, mi verrebbe da dire, l'assenza di linee guida, in realtà ha avviato tra tutte le aziende una call di buone pratiche in ambito Covid, proprio per raccogliere dalle aziende il portato delle proprie esperienze, creare uno zoccolo duro di esperienze che potesse, se non fungere da linee guida, quantomeno da buone pratiche che avrebbero potuto essere diffuse. Ci sono state forme peraltro di responsabilità professionale sanitaria, io mi aspetto che potrebbero essere tradotte in forme di responsabilità professionale sanitaria molto peculiari. Per esempio, i test molecolari danno falsi negativi in una percentuale che può arrivare fino al 30%. Come andremo noi a valutare la responsabilità di quel paziente che dopo due test molecolari risultato negativo è stato trasferito in una struttura e magari ha creato infezioni in quella struttura? Oppure, altra cosa di cui abbiamo tante volte parlato con l'avvocato Azzan, in realtà le ASL sono responsabili di azioni di responsabilità professionale sanitaria nei confronti dei medici di medicina generale, che in molte regioni talora almeno sono sembrati assenti, vuoi perché hanno invocato l'assenza di dispositivi di protezione individuale, vuoi perché le regioni si sono trovate lo strumento delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, e le hanno utilizzate, direi, molte regioni al meglio. Quindi in realtà, voglio dire, in questo caso, nel caso di omesse cure sul territorio, come ci posizioneremo? Allora, io credo che le riflessioni da fare nel poco tempo che abbiamo siano queste. La prima:
Ci siamo molto interrogati prima che uscisse la legge Gelli, che comunque io ritengo un punto molto avanzato di civiltà di questo paese. Ci siamo molto interrogati sul se questo paese sarebbe stato in grado di sostenere un sistema risarcitorio per la responsabilità professionale sanitaria come quello che è stato scelto, oppure un sistema indennitario. Ma noi dobbiamo essere consapevoli che è stata fatta una scelta di campo in quel momento ben precisa. La scelta di campo è stata quella di favorire risarcimenti dei danneggiati, con una grande differenza rispetto ad un sistema indennitario, soprattutto in termini di risorse investite, e di favorire anche la maggiore serenità dei professionisti, soprattutto investendo sul sistema di prevenzione del rischio. Prevenzione del rischio di cui non abbiamo avuto proprio tempo, che non abbiamo avuto tempo di fare in questa epidemia. Soltanto pensare che tutta la direzione strategica è stata impegnata in questo periodo a stravolgere gli ospedali, a rivedere continuamente percorsi, a fare le riunioni con gli RLS, con i comitati, cambiare i documenti di valutazione del rischio, avviare un percorso che fosse efficace per la tutela dei lavoratori sia attraverso test molecolari che attraverso la sieroprevalenza. Insomma, immaginate voi che momento le direzioni hanno avuto per rielaborare anche velocemente i documenti di valutazione del rischio. Ebbene, in questa situazione nella quale noi ci troviamo con una legge Gelli che ha fatto una scelta di campo anche molto, come dire, molto precisa, lasciamo la responsabilità sulle aziende, strutturiamo normativamente quella responsabilità contrattuale che già da tempo la giurisprudenza ha strutturato comunque nei confronti delle aziende, e cerchiamo di tutelare di più il mondo degli eventuali danneggiati e dei professionisti, attraverso soprattutto sotto il profilo penale, ma anche civilistico, per l'appunto delle linee guida, come prima spiegava molto efficacemente Maurizio. Ma oggi io mi chiedo, questo paese che ha investito pesantemente in risorse, voi pensate a tutte le centraline che abbiamo comprato, ai monitor, ai ventilatori, ripeto, ai dispositivi di protezione individuale, ai test molecolari, ora stiamo utilizzando test molecolari rapidi. Un test molecolare rapido costa all'azienda 50 euro più IVA. Un test che non sia rapido costa 22-25 più IVA. Cioè, parliamo di costi imponenti. Ebbene, in questo momento di missione di risorse e di azioni che non sempre, senza voler pensare a scudi o a moratorie, ma non sempre sicuramente sono ascrivibili a responsabilità, ma non sarà il caso in questo momento di abbandonare il principio della responsabilità solo per questa contingenza storica e, come dice spesso Maurizio, avviarci verso un sistema di solidarietà che abbia altri principi che non siano quelli della responsabilità? Perché a me spaventano anche questi comitati che sono sorti in una regione nella quale la bomba atomica è scoppiata, voglio dire, la propagazione è stata un po' quella della bomba atomica. La Lombardia è stata Hiroshima e Nagasaki, il resto pian piano, il resto d'Italia si è propagata. Abbiamo avuto quei pochi giorni, quelle poche settimane che tuttavia alle regioni toniche ha consentito di organizzarsi, ma che sia scoppiata a Nagasaki e Hiroshima noi non lo possiamo dimenticare, e che quindi lì ci siano stati maggiori danni lo possiamo, lo dobbiamo necessariamente addebitare a responsabilità? Per carità, delle responsabilità ci sono state, degli sbagli li abbiamo fatti sicuramente tutti, ma probabilmente questo è il momento di pensare diversamente. Peraltro un sistema che davvero mi pare molto asincrono. Nel decreto semplificazioni uscito il 16 luglio, per incoraggiare e per evitare che funzionari pubblici siano bloccati dal timore della responsabilità erariale, come spesso
accade, è accaduto in questo paese, in realtà è stata individuata una forma di esenzione per le sole azioni commissive, non per quelle omissive, perché appunto quello è l'obiettivo, una forma di esenzione dalla responsabilità erariale. Peccato che tutto questo, per come è scritto questo articolo, avrà un impatto anche in ambito della responsabilità professionale sanitaria, quindi lì si spinge il funzionario pubblico ad agire, perché l'economia ha bisogno di ripartire, ma non abbiamo spinto i nostri operatori ad agire anche in assenza di linee guida per salvare la nostra popolazione. Allora, come si fa in due provvedimenti normativi, voglio dire, a fare scelte così diversificate? Allora, noi a marzo, io credo, guardate, quando ci siamo sentiti con Maurizio, siamo stati tra i primi a lanciare l'allarme nell'ambito della responsabilità professionale sanitaria, e io, come dico sempre, ho fatto proprio appello a lui perché so quanto sia sensibile nei confronti della sostenibilità del sistema, perché non ci dimentichiamo che qualunque risarcimento è a carico del Fondo Sanitario Nazionale. Ci sono dei piccoli spiragli, c'è stato lo spiraglio di un fondo costituito per le vittime operatori sanitari, c'è stato uno spiraglio per l'applicazione di benefit sul piano delle individuazioni come categorie protette dei parenti stretti delle vittime del Covid. Allora forse, visto che io ritengo improbabile e finisco, che in realtà si ritorni sulla tematica della definizione della responsabilità per quel periodo, siamo andati troppo avanti, ha sbagliato gravemente secondo me chi allora ha bloccato questo percorso parlamentare. Vi ricorderete che l'emendamento di modifica è stato ritirato dal governo su pressioni soprattutto delle forze sindacali, non solo, ma soprattutto delle forze sindacali. Però allora forse quello di pensare ad un fondo di solidarietà per questo periodo, che altrimenti potrebbe prevedere con 30.000 morti di trascinare le aziende in contenziosi senza fine, secondo me va assolutamente affrontato. Ultima cosa, e questo lo dico per i colleghi e per le nostre strutture, in assenza di una ridefinizione del concetto di responsabilità alla luce della pandemia, ci dobbiamo organizzare in maniera sistemica per ricostruire ora per allora tutto quello che abbiamo fatto e precostituire delle linee di difesa rispetto ad attacchi che potrebbero essere molto ingiusti, in maniera tale che abbiamo oggi la contezza di quello che abbiamo fatto per affrontare questa pandemia, così come suggeriva anche l'avvocata Zan. Grazie Presidente, ha risposto in realtà a tutte e due le domande che le volevo fare in una. A questo punto, visto che purtroppo anche il tempo è tiranno, chiedo se ci sono delle domande per l'Avvocato Azzan e la Presidente Frittelli. Se potete scriverle nella chat. Allora, leggo. All'inizio di questa emergenza catastrofica a livello normativo non eravamo pronti. A livello di linee guida avevamo protocolli generali di emergenza che non erano comunque adatti all'impatto con un evento di questa entità. Nel caso di una nuova ondata di virus, cos'è cambiato se non l'esperienza pratica maturata? Io credo che comunque, se posso rispondere, certo, io credo che l'esperienza maturata sia stata importante. Sotto il profilo, abbiamo detto, normativo, non è cambiato nulla, anzi noi ci presentiamo con le carenze di prima, quindi con la mancanza dei decreti attuativi e con la mancanza della tabella unica sulle macro lezioni, che avrebbe dovuto già essere validata in epoca pre-Covid. Sicuramente, voglio dire, c'è stata una condivisione delle varie esperienze che ancora non si sono tradotte in vere e proprie linee guida da parte della comunità scientifica, e sicuramente tutti noi, credo, stiamo progettando
percorsi autunnali che tengano conto della esperienza pregressa. Io per esempio sto di nuovo ristravolgendo tutto l'ospedale, come penso, come me, tutti io, tutti i colleghi che sento, nessuno se l'è sentita ancora di andare in ferie, tutti abbiamo ferie limitatissime perché tutti stiamo effettuando grandi modifiche. Quello che io invito a fare, teniamo traccia del fatto e di quello che intendiamo fare, perché poi perdere la memoria non ci aiuterà a difenderci, a mettere in fila tutta, diciamo, l'expertise che invece abbiamo messo in campo. Grazie, aggiungo solo una piccola domanda all'avvocato Azzan. Il discorso che lei faceva all'inizio, dunque, di quello che è successo e le responsabilità all'inizio della pandemia, evidentemente, o almeno verosimilmente, quelle linee di difesa potrebbero non reggere a una seconda ondata di Covid, o invece sì? Sì, è la stessa cosa, cioè fondamentalmente risposte precise non ne abbiamo, non abbiamo nessuna pretesa chimerica di esattezza. Credo che sia giusto quello che ha detto Tiziana, nel senso che è fondamentale oggi, se uno vuole organizzare una strategia difensiva e deve farlo, ragionare in due direzioni, guardando al passato e mirando al futuro, perché tra le altre cose quel che si farà per cercare di fronteggiare fenomeni futuri che possono essere imprevedibili, perché poi il Covid muta, quindi ci sono delle situazioni, io non sono medico e non sono scienziato, ascolto quello che autorevoli scienziati con cui anche buoni rapporti di amicizia dicono, rendendomi conto che non sempre ciò che hanno detto viene confermato e non sempre è totalmente coerente, e frequentemente sullo sfondo albeggia un grandissimo punto interrogativo. Quando c'è un punto interrogativo attorno al punto di partenza non ci sono regole da seguire. Per il futuro sembra che l'esperienza, ha detto bene Tiziana prima, diciamo, qualcosa ha detto, non fosse altro sotto il profilo delle cure che sono state messe, sia pure in assenza di vaccino, che sono state approntate, che erano più funzionali delle altre, poi vai a capire, il virus si è depotenziato, sono tutti aspetti di cui io non posso parlare con voi perché non ho la competenza e parlo in maniera troppo spannometrica per essere credibile, però certamente delle esperienze si sono maturate, e dietro queste esperienze qualcuno potrà dire che ci si aspetta delle regole di condotta che siano coerenti almeno alle esperienze maturate, per cercare di far tesoro di alcune cose sempre a risorse disponibili, perché ricordiamoci sempre il tema dell'appropriata gestione delle risorse disponibili, perché l'impossibilia nemo tenetur. Il fatto di organizzarsi per il futuro, soprattutto mappare, questo è fondamentale, ciò che viene fatto è la regola prima per poter dire noi ci stiamo di volta in volta conformando a quella che è l'ipotesi di una gestione del rischio, che alla fine è la legge Gelli, l'articolo 1 della legge Gelli, quindi pro futuro, che dimostra un atteggiamento diligente che non mette neanche in discussione quello che è stato fatto prima. Diligenti saremo sempre al passo coi tempi, mappando quello che facciamo nei limiti delle nostre responsabilità, delle nostre possibilità. Guardando invece al passato, l'esercizio, se si vuole, è un po' più facile, nel senso che lo sconquasso, ripeto, generalizzato, che la pandemia ha provocato a livello di globo terracchio dimostra quanto poco fosse arginabile in termini concreti il fenomeno, perché la nostra esperienza, che pure è stata utile, adesso siamo addirittura quelli più bravi, a quanto pare sento sempre delle cose così un po' zigzaganti, quindi vuol dire che pure dando un buon esempio non è stato sufficiente ad altri stati, non soltanto agli stati del Sud America, a stati poco evoluti, anche nei nostri vicini di casa socialmente, del mondo occidentale sicuramente voluti, non sono riusciti a fare adeguato tesoro, perché probabilmente, ripeto, il Covid viene prima, cioè è difficile da fronteggiarsi, però certamente per il passato una cosa da fare nell'organizzazione delle linee guida è andare a mappare non quel che si sta facendo, ma quel che ci è stato detto di fare, cioè quel che a livello di tutto il materiale cognitivo va inserito in una grande matrice che può essere di carattere normativo, ordinamentale, di carattere scientifico, per capire che cosa allo stato delle conoscenze è stato fatto rispetto alle possibilità. Perché questo è il paradigma della responsabilità. Torno a dire, quali possibilità vi erano in concreto, al di là della logica del singolo caso, perché il singolo caso può rivelare delle responsabilità molto precise
vanno fuori rispetto a quello che è lo schema di risposta generale ad un problema rispetto a quelle che sono le indicazioni che in quel momento c'erano. Ma la mutevolezza delle indicazioni che bene ha esposto Tiziano rispetto ad una capacità di reazione che può essere stata più o meno massima, che certamente in certi momenti, in certi ambienti, in certi ambiti è stata massima, la massima risposta possibile rispetto allo stato delle conoscenze, questo è in qualche modo la ricostruzione per il passato di ciò che è stato fatto, inquadrandolo in questa matrice di riferimento, e se abbiamo fatto il possibile, io non credo che ci possa essere spazio di responsabilità. Quindi, andando, non sappiamo quel che sarà, certamente andiamo a trarre tesoro di quel che è stato, provare almeno a fare ciò che abbiamo visto essere un qualcosa che può limitare i danni con le nostre esperienze pregresse e poterlo dimostrare. Questo è il de minimis che va fatto per dimostrare che il nostro atteggiamento è un atteggiamento diligente rispetto a quello che è una situazione che anche con la massima diligenza forse non si poteva e non si sa se si potrà fronteggiare. Grazie. Purtroppo siamo arrivati alla fine dell'ora. Ringrazio la Presidente Fritelli, l'Avvocato Azzan, tutti voi che avete partecipato e ci avete dedicato questo tempo. E vi do appuntamento a settembre per un altro webinar che faremo. Ringrazio tutti ancora, buona giornata. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie.